Tutto il mondo conosce molto bene le favole più iconiche, come Cenerentola, Biancaneve o La Bella Addormentata. Tutte raccontate o scritte in Europa. Ma le favole giapponesi, al di fuori del territorio nipponico o minimo dal territorio orientale, sono poco conosciute o parlate nel resto del mondo. Però hanno una cosa in comune con le favole occidentali. Anche quelle giapponesi non hanno quasi mai dei lieti fini. Solo che a differenza delle precedenti, non sono quasi mai finali brutali, di morte o fatti per mostrare ai bambini quanto possa essere dura la vita, ma le fiabe nipponiche insegnano soprattutto a provare empatia e compassione verso gli altri. Infatti, il più delle volte, i finali delle favole si concludono con un distacco o un addio del protagonista con un personaggio importante, ma che non riguarda sempre la morte. A volte è solo perché percorrono strade diverse o perché il destino li vuole tenere separati. In questo modo i bambini giapponesi imparano il valore dei sentimenti da dimostrare nei confronti delle altre persone o addirittura il rispetto in confronto delle personalità più autorevoli. La favola che sto per illustrarvi è la più conosciuta e apprezzata in tutto il Giappone, se non la più famigerata, ovvero il Taketori Monogatari, traducibile come Storia di un tagliabambù. Di autore sconosciuto, risale all'inizio del X secolo, ovvero nel periodo Heian, periodo molto prolifico per quanto riguarda la produzione letteraria. Abbiamo degli esempi come Il libro del guanciale di Seishonagon o Il Genji Monogatari di Murasaki Shikibu. Quest'ultima in particolare, nella sua opera, definisce il tagliatore di bambù il padre di tutti i romanzi e il più antico esempio di racconto scritto in giapponese antico è uno dei primi, a livello mondiale, in cui compaiono degli esseri provenienti dallo spazio. Dopo questa breve introduzione, passiamo direttamente al racconto vero e proprio. C'era una volta un anziano tagliatore che ogni giorno si recava nei boschi a raccogliere bambù con cui costruiva oggetti di ogni tipo. Un giorno nel bosco vide risplendere un tronco, si avvicinò e all'interno trovò una bambina dall'altezza di pochi centimetri. La portò a casa e la mostrò alla moglie. Nei giorni successivi il tagliabambù trovò in ogni tronco che tagliava dell'oro e grazie ad esso divenne un uomo ricco e rispettato nel suo villaggio. L'anziana coppia si prese cura della bambina come fosse una loro figlia. La bambina crebbe velocemente e diventò una ragazza di una bellezza straordinaria. Dopo 3 mesi chiamarono un indovino per assegnarle un nome e fu chiamata Nayotake no Kaguya Hime, ovvero la principessa splendente dell'agile bambù. Nonostante la riservatezza di 2 anziani contadini, la voce della grande bellezza della ragazza si propagò velocemente. Una folla di uomini di rango, più o meno elevato, arrivò alla casa del tagliabambù con la speranza di poter ammirare Kaguya. Tutti bramavano di poter sposare quell'incantevole fanciulla che però continuava a rifiutare qualsiasi offerta. Col passare del tempo, molti, avendo ormai capito la risolutezza di Kaguya, si arresero e se ne tornarono al loro paese. 5 di loro rimasero e nei mesi successivi continuarono a girare nelle vicinanze della casa con la speranza che la ragazza cambiasse idea e accettasse uno di loro come marito. Il tagliatore di bambù era ormai una persona anziana e, temendo il repentino arrivo della fine dei suoi giorni, chiese alla figlia di trovarsi un uomo che potesse prendersi cura di lei dopo la sua morte. La principessa Kaguya si disse d'accordo a malincuore, ma per provare se il loro sentimento era veramente profondo, li avrebbe messi alla prova. Avrebbe dato a ciascuno di loro il compito di recuperare un oggetto impossibile. Colui che avrebbe portato a termine con successo la propria missione sarebbe diventato suo marito. Questi furono i compiti assegnati. Al principe Ishizukuri chiese di recuperare dall'India la ciotola di pietra dell'elemosina del Buddha. Al principe Kuramochi assegnò il compito di andare sul monte Horai e di portare un ramo dell'albero con radici d'argento e il tronco d'oro. Ad Otomo no Moyuki chiese di recuperare il gioiello multicolore che si trova sul collo di un drago. Ad Osonokami no Marotari il compito di recuperare una conchiglia contenuta nella pancia di una rondine. A Abe no Miragi invece ricevette l'incarico di portare dalla Cina un vestito fatto con la pelle dell'Inezumi, il topo di fuoco. Il primo pretendente non riuscì a trovare la ciotola dopo tanto vagare e cercò di ingannare la principessa portandone una falsa, ma Kaguya scoprì l'inganno perché la ciotola falsa non si illuminò come il sommo Buddha. Il secondo invece tentò di ingannarla facendo forgiare da dei fabbri un ramo d'oro ornato di gioielli, come quello descritto dalla principessa. Anche se in un primo momento Kaguya sembrava aver accettato la sua proposta, i fabbri arrivarono arrabbiati per chiedere al principe il compenso per la loro opera, rivelando davanti a lei la falsità dell'oggetto portato. Il terzo, un uomo che si è vantato del suo coraggio e valore ma che in realtà era un codardo, si unì insieme ad una ciurma di marinai per cercare il gioiello del drago, ma durante la navigazione si scatenò una violenta tempesta e il principe si rifugiò in cabina e fu deriso dall'equipaggio.
Pensando di aver offeso il drago con l'affermazione assurda di tentare di rubare il suo gioiello, affermò a tutta la ciurma e al mare stesso di rinunciare a tale compito. Improvvisamente il mare si placò e fecero porto in un'isola sperduta. E siccome il principe aveva affermato di non salire mai più su una nave, passò il resto della sua vita in quel posto, non dando mai più sue notizie. Il quarto ebbe il destino più tragico. Seppe da un uomo che la conchiglia contenuta nella rondine compare solo nel momento stesso in cui ella depone le uova, e quindi per poterla prendere occorresse appostarsi nei pressi del suo nido, che si trovava sopra di un tetto, e prendere al momento opportuno. Così il principe lo fece, e nel momento in cui la rondine stesse per covare, allungò la mano per cercare di afferrarla, ma perse l'equilibrio e precipitò per terra ferendosi gravemente. Con le ultime forze rimaste, vide che cosa aveva afferrato, ma si trattava solo delle feci della rondine, e così, per l'umiliazione subita, si lasciò morire. Infine, il quinto cercò di trovare invano la veste fatta con la pelle del topo di fuoco, ma seppe da un suo amico che qualcuno avesse una veste in grado di resistere al fuoco. Allora il principe la acquistò e la portò da Kaguya. Lei gli chiese se la veste in questione era ignifuga. Il principe, inebriato dal pensiero di poterla sposare, buttò la veste nel fuoco, convinto che non sarebbe bruciata. Ma purtroppo essa bruciò, e quest'ultimo se ne andò con il cuore pieno di vergogna. Dopo la sconfitta dei 5 pretendenti, Kaguya dovette fronteggiare la corte dell'imperatore che, avendo appreso della sua favolosa bellezza, la volle assolutamente conoscere. Kaguya non aveva nessuna intenzione di cedere, neanche di fronte alle richieste di un pretendente così potente e prestigioso. L'imperatore non si perse d'animo e con la complicità del vecchio tagliabambù, durante una caccia, arrivò nella casa con l'intenzione di rapire la principessa Kaguya. La ragazza resistette e quando stava per essere trascinata sul carro, svanì. L'imperatore capì allora che lei non era di questo mondo e se ne tornò quindi a Palazzo Reale pieno di tristezza e sconforto. Un giorno la principessa Kaguya comunicò al padre adottivo che stava arrivando il momento per lei di tornare a casa sua. Aveva finito di scontare la sua pena sulla terra e presto sarebbero venuti a prenderla per riportarla sulla luna. Il vecchio allora, in preda allo sgomento, chiese aiuto all'imperatore, che mandò un esercito di 2000 uomini e circondò la casa al fine di impedire l'uscita della ragazza dalla dimora del tagliabambù. Una notte, improvvisamente, il cielo attorno a casa si illuminò e un gruppo di esseri celestiali a bordo di una nuvola scese sulla casa. Gli uomini dell'imperatore si scoprirono incapaci di agire e al povero padrone di casa, gettato a terra, non restò altro che piangere e gemere. Kaguya non voleva tornare sulla luna, ma non aveva altra scelta. Prima di seguire il drappello celeste, scrisse una dolce lettera al tagliabambù e un'altra all'imperatore, cui donò anche una boccetta con l'elisir dell'immortalità. Fatto questo, senza ulteriori indugi, partì verso casa sua, la luna. Il comandante dell'esercito imperiale tornò dalla capitale, dove riferì al monarca i fatti accaduti e consegnò i doni lasciati dalla principessa Kaguya. L'imperatore lesse la lettera e cadde in uno stato di profondo sconforto. Si rifiutò di mangiare e abolì tutte le feste a palazzo. Un giorno ordinò a un messaggero di portare la boccetta con l'elisir insieme ad un poema, da lui stesso composto, sulla cima della montagna più alta, e quindi più vicino alla luna, e bruciarli. Nel poema rinunciava all'immortalità dell'elisir in quanto oramai inutile, visto che non avrebbe più potuto vedere Kaguya. Il messaggero, scortato dall'esercito imperiale, salì il monte ed eseguì l'ordine. Da quel giorno la gente avrebbe chiamato quel monte Fushi, vita eterna. Come si può evincere dal racconto, l'autore ha voluto fare una sottile critica all'aristocrazia giapponese dei suoi tempi, sottolineando come essi siano disposti a tutto, anche imbrogliare, per ottenere ciò che vogliono. Solo che i principi della favola non solo non riusciranno a sposare Kaguya, ma il più delle volte finiscono umiliati. Però l'imperatore non poteva essere criticato in alcun modo. Ad egli bisognava sempre e comunque mostrare rispetto e devozione. Infatti, nonostante il tentativo di prendere Kaguya con la forza, facendola scomparire, l'imperatore, dispiaciuto, le chiede solo di ricomparire un'ultima volta per poter ammirare la sua bellezza e poi lasciarla in pace. Un'altra prova di ciò sta che la principessa, prima di tornare sulla luna, gli lascia un elisir per la vita eterna, ma siccome l'imperatore voleva solo il suo amore, non gli importava di vivere per sempre, e siccome quell'oggetto gli ricordava lei, ha voluto che venisse bruciato sulla montagna più vicina alla luna, come se cercasse di restituire alla sua amata quel dono. Questa favola è così radicata nella cultura giapponese che fare un elenco completo di tutte le opere derivanti da essa potrebbe far venire un video molto più lungo di quanto non lo sia già.
Vi consiglio però assolutamente La storia della principessa splendente dello studio Ghibli del 2013, forse la più fedele tra le trasposizioni di questa favola. Un film fantastico con un'animazione sublime e che dall'inizio alla fine non fa che incollare gli occhi dello spettatore allo schermo. Ovviamente anche qui vengono prese alcune libertà, come il racconto dell'infanzia di Kaguya pressoché assente nella versione originale, o il suo rapporto con Sutemaru, chiamato fratellone, l'unico uomo che la Kaguya del film amava veramente, che gli ricordava quanto fosse felice vivere nel suo villaggio natale e che forse avrebbe sentito di più la mancanza, dopo i suoi genitori adottivi ovviamente, quando sarebbe tornata sulla luna. Nonostante le aggiunte, queste non stonano, anzi, arricchiscono ulteriormente la storia e fa ancora più breccia nel cuore degli spettatori. Come non citare Kaguya Otsutsuki, nemico finale della saga di Naruto scritto da Masashi Kishimoto. Oppure Celestila, il Pokémon de collo che in origine si chiama Tekaguya, ovvero Kaguya di ferro, il cui aspetto è un mix tra una pianta di bambù e un razzo. Una scherzosa citazione al razzo Selene, soprannominato Kaguya in Giappone, mandato sulla Luna nel 2007 e nel 2009. Come ultima citazione che vi porto in questo video, nomino la principessa Kaguya, che è nemico di Inuyasha, personaggio dell'omonimo manga di Rumiko Takahashi, nel film Inuyasha, il castello al di là dello specchio.